GP Motors Teletruria in onda con, è una trasmissione che si preannuncia speciale grazie alla presenza di Stefano Brandinidini, un carissimo amico, anche collega, perché stiamo parlando oltretutto di un giornalista, non solamente di un imprenditore affermato nel settore delle assicurazioni. Con Stefano parleremo di tutto. Sì, io parlerò di quello che vorrai te, insomma, e cercherò di rispondere alle domande con la franchezza che mi ha sempre contraddistinto. Domande facili, te lo dico. Sì, ecco, non mi mettere in difficoltà, sennò dopo si vedono i limiti cognitivi e insomma non li vorrei palesare proprio ora. Partiamo con la nostra onda. Eccoci qua. Siamo. Benvenuto a bordo. Grazie, Stefano Massimo, grazie, Brandini. Grazie. Insomma, poi ti chiamo sempre Stefano, ma chiamarti per cognome sì. Mi riesce particolarmente difficile. T'avverto che il nostro compito sarà fare un disastro. Cioè a fine puntata, ma non è che non ci dovrebbe faremo il kamikaze. Secondo me ci riesce anche abbastanza facile. Io partirei dalla tua professione, insomma, che è la parte più importante della tua vita, no? Sì, io mi sono trovato in questa professione, non ti dico per caso ma quasi, perché tu sai che questa professione la faceva Carlo, sì, mio babbo. E io appena mi sono diplomato, siccome mio babbo poi era uno brillante che privilegiava molto la qualità della vita, insomma lui non è che adorasse i grandi lavoratori, perché diceva te dammi mica la medaglia, no? Sicché io comunque a scuola ho fatto le superiori, ho fatto ragioneria, sono sempre passato e avevo voglia anche di andare all'università, poi ti spiegherò il mio percorso universitario fatto in tarda età. E lui mi disse, no, ma vieni a lavorare, da rete, vieni a lavorare. Ma lui mi disse, vieni a lavorare, perché lui non aveva più voglia. Ne aveva sempre avuta poca, ma non aveva voglia. E quindi sono entrato in azienda, però diciamo che è stato poi con questo lavoro un amore quasi a prima vista, perché a parte il primo anno sabbatico, dove ancora non sei né carne né pesce, perché esci dall'università, tutto quanto, dalle superiori. Io poi, tra l'altro, feci subito il militare, perché a differenza di molti, chiesi l'anticipo, perché tanto non c'era niente da fare, lo dovevo fare, quindi dissi, prima me lo tolgo e meglio è. Quindi io diciamo che mi sono diplomato un anno avanti a scuola, e quindi io a 20 anni avevo già fatto anche il militare e sono entrato a lavorare, a parte il primo anno di misure, insomma io già a 21-22 anni gestivo già la mia azienda ed è stato un amore a prima vista. Devo dire che il mio babbo, che non era poi in grado di insegnarmi perché era un grandissimo commerciale, ma tecnicamente lui di studiare non aveva voglia, non aveva voglia a scuola, figurati a lavorare, mi fece fare una sorta di diploma di laurea a Firenze, un corso IFA che durò 2 anni, che per me è stato fondamentale, perché è stato veramente un master, oggi lo chiameremmo master, oggi lo chiameremmo master a tutti gli effetti, estremamente formativo. Però come tutte le cose, Massimo, poi nella vita ci devi mettere del tuo e le cose che fai ti devono piacere. Quindi poi alla fine sembra banale dirlo, ma i risultati arrivano quando dietro c'è la passione, perché la passione non ti fa fondamentale in tutte le cose. Non ti fa sentire il sacrificio. È chiaro che nel momento in cui fai una cosa che non ti piace diventa tutto un mattone. Se fai una cosa che ti piace, il sabato a lavorare, la sera a lavorare tardi, lo fai perché lo fai con grande passione. Quindi posso dire oggi, insomma, alla soglia quasi dei 60 anni che compirò a gennaio, di aver raggiunto obiettivi magari 40 anni fa impensabili, ma che poi sono arrivati grazie a un lavoro che c'è stato dietro importante. Sono molto soddisfatto, devo dire, sono molto gratificato. Siamo andati vicino al primo tamponamento. Tanto siamo assicurati, poi eventualmente tanto a Leo l'abbiamo già avvisato che gli riporteremo un rottame. Non so cosa ti riporteremo in azienda. Leo, non so cosa ti riporteremo, ma Leo con la sua nonchalance e signorità ha detto ragazzi, l'importante è che non vi fate male voi. Lasciate, eventualmente il relitto lasciatelo dove volete. Le macchine si riparano. Sì, oppure se lasciano da una parte, dai, se torna col taxi. Allora, con te c'è un rapporto d'amicizia che oramai dura da tantissimi anni, abbiamo collaborato anche insieme in varie trasmissioni, ci siamo divertiti, trasferte per l'Arezzo, però ecco, c'era un rapporto di grandissima stima anche nei confronti di tuo padre,
è un personaggio che veramente manca a questa città. La domanda che ti volevo fare, Stefano, è che eravate veramente differenti, cioè due caratteri secondo me diametralmente opposti. Te hai un dinamismo, voglia di fare, ma non perché non avesse voglia tuo padre, però tuo padre è molto, molto più filosofico, molto più, diciamo, prendeva la vita magari con molta più leggerezza, anche se poi i risultati, insomma, gli hanno dato ragione, perché insomma è stato un uomo molto, molto impegnato. Allora, io dico sempre che noi siamo stati molto simili nelle nostre differenze, perché in realtà poi io ora oggi, invecchiando, anche mi ritrovo molto anche negli atteggiamenti, proprio che nelle posture con mio babbo. Poi è chiaro che siamo stati diversi, ma siamo stati diversi come è normale che sia, perché poi siamo figli di generazioni diverse, no? Cioè tu pensa che lui comunque sia è cresciuto negli anni del boom economico, nei famosi anni 60, quindi se tu guardi poi le generazioni, a parte rare eccezioni, si riflettono molto. Se tu prendi le persone della stessa età, hanno anche, ovviamente, nell'ambito di proprie unicità culturali, divisioni politiche o altro, ma hanno anche delle strutture comportamentali molto simili, perché abbiamo vissuto simili generazioni. Quindi lui è stato un uomo, io da lui vorrei, cioè lui sicuramente la mia determinazione su alcune cose non ce l'aveva, ma non ce l'aveva perché non gli interessava, perché poi in realtà nelle cose che gli interessava ce l'aveva tanto. Nel calcio ha avuto ruoli importantissimi, nella giostra ha avuto ruoli importantissimi, ha avuto comunque, ha svolto anche anni ruoli politici importanti, cosa che per esempio la politica, siamo due mondi abbastanza diversi, perché la politica è un mondo di compromesso. Io i compromessi, sei sempre stato abbastanza lontano dalla politica, non rientra nel tuo, nel tuo modo di vedere il mondo. Alla fine è tutta politica, perché anche la scelta di comprare un prodotto in un supermercato piuttosto che in un altro è politica. Però ci sono dei comportamenti, dei compromessi troppo strategici che io non rientrano nel mio carattere. Io sono uno spirito un po' più libero, con il mio pensiero, con il mio punto di vista. E Carlo, io penso però che lui sia stato anche condizionato dal problema fisico che ha avuto, perché te non, forse sì, non sai che il mio babbo, che si ammalò molto presto di quel problema artrosico importante che l'ha colpito, prima insomma era un uomo di grande sport, era un campione di tennis, campione toscano di tennis, quindi chi dice che magari se invece avesse mantenuto la salute poteva avere un percorso diverso. È stato un uomo che sicuramente non si è pianto addosso quando ha avuto il problema che ha avuto, e ha ridipinto la sua vita trovando altre forme di interesse sicuramente. Quindi vorrei ricordare insomma che Carlo oltretutto è stato colui che ha detto il primo telegiornale a Teletruria, insomma. Sì. Ora, nell'anno della fondazione, che fu tra l'altro fu diciamo anche un telegiornale molto particolare. 50 anni fa. 50 anni fa fu un telegiornale molto particolare, perché lui, essendo giornalista della Gazzetta dello Sport, e prima si dettavano gli articoli con i dimafoni, quindi via telefono, via cavo, e quindi dovevi dire la punteggiatura. Io mi ricordo che lui disse dicendo il telegiornale, alla fine di una notizia gli scappò detto, e quindi punto. E questa cosa diventò esilarante in città, perché ovviamente era talmente abituato a dettare le punteggiature che alla fine concluse la frase dicendo punto. Quindi insomma è stato un uomo comunque di grande impatto in questa città, perché, e questo te lo posso dire, Carlo amava Arezzo profondamente. Era poi un contestatore, trovava i difetti. Però questo anche te, Sì, lo sono anche io. Un grandissimo amore per Arezzo. Sì, ma trovava i difetti. Ecco, per dirti le nostre diversità, ma anche diciamo cose che ci uniscono. Ma lui era un grandissimo critico, perché lui voleva che Arezzo fosse perfetta. Lui diceva sempre: io se guardo verso via Vittorio Roberto ci vedo anche il mare ad Arezzo. Era per dire il grande amore che aveva per questa città, e quindi è stato quello che per primo ha portato la Rai al Saracino, insomma. Quindi è un uomo che ha lasciato, guarda, lui avrebbe finito gli anni ieri, io gli ho fatto un saluto su Facebook, e il mare, Massimo, il mare di commenti che ci sono stati fin da subito mi hanno dato la dimensione di quanto il mio babbo fosse stato apprezzato in questa città, e questo è stato il più grande lascito e la cosa che me lo tiene comunque in vita, oltre al pensiero quotidiano e il mio cuore che ovviamente è con lui, e come con la mia mamma e tutto quanto. Però ecco, ieri questo mare d'affetto, e poi
un mare d'affetto, anche sempre di questa frase ricorrente, un uomo positivo, un uomo meraviglioso, la sua positività, il suo sorriso, il suo ottimismo, insomma, danno veramente il quadro di questa eredità che lui ha lasciato. Aveva sempre la battuta pronta, sì, guarda, poi pungente, non sono di quelle battute poi che lasciano, poi quelle che lasciavano il segno. Poi insomma, un dissacrante, veniva da avere ufficio alle 7:30, poi tornava dai suoi giri al circolo del tennis che giocava a carte, cioè, se va a prendere un aperitivo, no babbo c'ho da fare, madonna, dice, c'ha sempre da fare, dice, ma dice quando smetterete la volta, che se fa in Italia si chiude, dice, ma vieni giù, dice, c'è un passo, dice, in quel corso. Questo come lo vedi? Sì, questo lo vedo che se investivano grandi danni. Non allora, no, ve lo dico, ha attraversato la strada 1 non nelle strisce di corsa, perché doveva prendere l'autobus, a momenti che prende noi. Ma poi aspetta, con una borsa che dentro poteva esserci anche un cristiano, sì, io non lo so. Sicuramente. Quindi tornando a lui e concludendo ti dico, era un personaggio così, sicuramente lui lo trovavi fuori, che ti giravano le scatole, vedevi lui con due battute e ti rimetteva a posto la giornata. Sì, poi sì, da figliolo babbo ti dico che è stato un babbo impegnativo anche, questo, cioè, perché poi fuori la gente vede tutto il buono, insomma è stato un babbo anche impegnativo, però insomma io posso dire che insomma sono stato fortunato ad avere come babbo Carlo Giancarlo Brandini Dini, e mi manca terribilmente, come mi mancano anche le grandissime discussioni fatte con lui, anche perché posso dirti, concludo nel ricordo, io credo di essere stato, lo dico con una punta d'orgoglio, perché mio babbo sai che conosceva veramente tutto il mondo, era un personaggio poliedrico, tutto il mondo, i personaggi importanti, posso dire di essere una delle persone che lui più stimava, e quindi questo me lo tengo nel cuore con grande orgoglio e con la certezza che poi un giorno ci rivedremo, ovviamente io gli dico sempre anche al cimitero quando ci vado non aver fretta, perché ancora c'è un sacco di cose da fare. Te ci credi veramente nell'aldilà, in un'altra vita, una vita oltre quella terrestre? Allora, Massimo, c'è il famoso mistero della fede. Sei credente? Io sono credente. C'è il famoso mistero della fede. Il mistero della fede vuol dire o ci credi o non ci credi. Certamente concludere tutto che siamo qui per un discorso proprio scientifico e basta, non lo so, io non ho la facoltà, non ho la cultura e non ho le conoscenze per poter dire se tutto è nato in maniera così scientifica, eccetera, eccetera. Io ci credo, perché poi comunque ci sono i testi sacri, i testi antichi, chi li legge ci credo, perché un percorso c'è stato, e poi probabilmente perché un essere umano ci vuole anche credere, perché vuol pensare che alla fine ci sia un continuo su tutto. E io ci credo perché mi fa piacere pensare che, ora io ho 60 anni, non voglio dire 40, ma insomma diciamo dai, 30, dai, 30. Che tra 30 anni magari mi ritrovo su e li ritrovo su tutti, no? E familiari, genitori, nonni, amici. E quindi mi farà piacere crederlo. Insomma, infatti ieri io ho detto, babbo, fai la tua solita festa di compleanno come sempre, ma non ti dimenticare anche la mamma, perché te sei capace di invitare tutti gli amici, la mamma lasciarla dove è, dico, mi raccomando. Ascolta, io ti faccio l'ultima domanda prima di chiudere la prima parte. Nella seconda parte parleremo delle tue passioni extra lavoro, sì, che sono grandi, grandi passioni, grandi amori, travolgenti. Però volevo toccare un attimo l'argomento Arezzo. Te hai un grande amore verso questa città, ma non gli hai mai risparmiato critiche, un po' come tuo padre. Però tuo padre, diciamo che faceva la battuta che lasciava il segno, te invece proprio t'arrabbi con certi aspetti di una città che purtroppo sotto certi punti di vista non funziona, insomma. No, io non, Massimo, tornando al discorso, non è che non ero spermato critiche, cioè, allora, mio babbo era un po' era un uomo un po' più da jalapas, no? Da critica, dalla battuta feroce, dalla critica. Io sono più pragmatico e non, io credo che non sia giusto mai criticare per criticare, ma la critica deve avere sempre un fine costruttivo. Cioè, io credo che sia giusto motivarla anche la critica, altrimenti la critica può essere vista come un qualcosa che è suscitata da, che ne so, un secondo fine, un interesse personale. Io dico che questa città, e quindi vado sull'Arezzo, ma in generale, questa città ha potenzialità enormi. E ora per esempio vedo una città che è completamente lasciata a sé, allo sbando, ed è una città talmente importante che secondo me noi stiamo sfruttando
ma il 10% delle nostre potenzialità, e questo mi fa incazzare, è chiaro che mi fa arrabbiare, perché se stassi a Vetralla di casa non sarei arrabbiato, ma sto Arezzo che ho il Petrarca, ho l'Affreschi di Piero, ho 1500 situazioni e la cosa mi fa arrabbiare. E anche nel calcio, quando vedo le cose che non sono fatte in un certo modo, mi arrabbio. Insomma, tu sai, io sono stato dentro 3 anni e non voglio mettermi medaglia al petto, dire quello che ho fatto per l'Arezzo, che non, io quello che ho fatto l'ho fatto veramente per passione o per amore, però credo di aver fatto delle cose che ancora oggi la nuova società sta sfruttando, tra l'altro con Alessandra che è la direttrice marketing, che è una ragazza bravissima, ci mette grande impegno, grande volontà e i risultati si sono visti. Però voglio dire, con me è arrivata la tribuna VIP, con me è arrivato il catering, ma sono tutte cose che io ho fatto, l'ho fatte perché ci credevo e perché credevo che questo salto di qualità fosse importante, infatti ha portato risultati. Poi purtroppo sono dovuto andare via perché le cose non andavano come dovevano andare, e poi tu sai l'epiloghi che ci sono stati dopo il mio saluto, che attento, non è stata una fuga, perché io non scappo mai, mai. Io andai via dopo la fine del campionato con Sottili, che fu una fine travagliatissima, però io sono rimasto fino in fondo, e anche lì Sottili sì, Sottili no, io dissi: signori, il mister è questo, quindi o decidete di esonerarlo, ma se non lo esonerate dovete proteggerlo fino alla fine. E quindi dopo lì entrò situazioni spiacevoli, brutte, che non voglio stare neanche a dire, però che mi fecero capire che io non potevo più stare dentro quel progetto. È chiaro che ti dovessi dire che non mi è dispiaciuto, no. Posso immaginare, sapendo il grande affetto che nei confronti della maglia Amaranto. Allora ci fermiamo un attimo, restate con noi per la seconda parte. No, ci rifermiamo, perché una volta ci ha già fermato la polizia, ci rifermiamo un attimo. A tra poco. Eccoci alla seconda parte del nostro appuntamento in onda con Stefano Brandini Dini. Allora, Stefano, parliamo dello sport, la tua grandissima passione, il calcio, ma non solo, c'è anche la giostra, anche lo sport un po' in generale. No, c'è tutto, è chiaro, il calcio sì, ora ovviamente te sai che sono in modalità. Poi hai anche giocato al pallone. Lo sport è massimo e niente, siamo meno male dopo i 2 anni tragicomici subito tornati in Serie C. Le evoluzioni del calcio a Retino le abbiamo viste, insomma ci sono state sicuramente un po' di situazioni particolari, il rinnovo, il contratto a Giovannini 10 anni e poi Giovannini è andato via, però insomma fanno parte del passato. Questa società sembra avere voglia di fare, si è dotata di un albergo, ha risistemato il campo di Ricutino, non so poi io, non, questo bisognerebbe domandare agli addetti ai lavori quanto magari una preparazione lì possa essere indicata con il climatore di che ci sono ora, però insomma comunque c'hai un campo a disposizione, ci sono sempre i campini, sembra che finalmente stanno mettendo mano anche al centro lì, alle caselle. Il mercato è stato un mercato, è chiaro che ancora oggi vedo delle situazioni che mi fanno riflettere, no? Per esempio c'è stata la campagna abbonamenti, che è stata una campagna sicuramente estremamente elevata e secondo me non motivata, poi perché nonostante l'aumento dei prezzi, appunto, cioè c'è stata una campagna abbonamenti, cioè che ovviamente non ha portato i risultati dello scorso anno, anche perché mediamente ci sono stati dei settori che sono quasi raddoppiati, ma vedi, chiedere in sacrificio alla città può essere anche una cosa giusta, però lo devi motivare. Ecco, e secondo me in questa situazione qui la società difetta un po' di comunicazione. Ti spiego, se tu 2 mesi fa prendi, ora faccio l'esempio che era inarrivabile, il Caputo della situazione, il Moscardelli, diciamo, puoi anche motivare, no, un abbonamento più elevato, perché dici: signori, facciamo il sacrificio voi, fatelo voi.
Però ecco, diciamo, questa situazione qui è stata, in dei settori non c'è stato, perché poi la curva è rimasto più o meno lo stesso, però insomma c'è questo, a volte ci sono questi, queste interruzioni di comunicazione che secondo me lasciano delle scie di incertezza e di interpretazione che dovrebbero essere evitate. È un po' come il discorso dell'attaccante che ha girato 25 nominativi per poi alla fine andare a prendere quello che era rimasto, che sicuramente è un buon giocatore, non ha nelle sue corde di essere un goleador, perché insomma lo score ne parla, poi magari col gioco di Troisi esplode e tutti ce la curiamo, insomma, perché è chiaro che te sai benissimo che in tutti i campionati, specialmente in questo, la bilancia la sposta l'annata dell'attaccante. Insomma, non a caso lo scorso anno noi abbiamo fatto il campionato che abbiamo fatto anche e soprattutto grazie alla strepitosa stagione di Gucci, insomma non ci dimentichiamo, anche di altri, Guccione, Pattarello, ma insomma il Gucci dello scorso anno nessuno pensava che avesse quell'esploit, l'ha fatto e alla fine ci siamo trovati nei playoff. Però insomma alla fine la situazione è questa, certamente è una squadra che ad oggi ha una classifica, una potenziale classifica da delineare, perché è molto legata alle prestazioni, ripeto, del reparto offensivo. Se Ogunseye, mi sembra si chiami, no? Ora vorrei esprimermi male, come si chiama il giocatore? Non mi ricordo. Il giocatore? Il giocatore che si è preso, il nero, come si chiama? Ogunseye. Insomma, se il giocatore che abbiamo preso dal Cesena, ovviamente dovesse trovare un exploit, questa è una squadra che negli esterni è fortissima. Forse manca qualcosina a centrocampo, manca sicuramente un play, perché alla fine hai un centrocampo di grandi lottatori, ma manca un po' il metronomo. Però insomma c'hai gli esterni forti, la difesa specialmente con Chiosa, che secondo me è un elemento insostituibile, comunque una difesa di categoria, potresti anche fare veramente un campionato di vertice. Chiaro che se l'attaccante padella la stagione, cambia la parabola, no? Quindi non avrai sicuramente mai problemi di salvezza, secondo me, ma diciamo che rischi di fare un campionato sulla falsariga dello scorso anno. Vediamo un po' e andiamo avanti. Intanto la prima di campionato, con merito ma con più sacrificio di quello che si possa pensare, l'abbiamo vinta. Abbiamo una seconda partita a Pesaro lunedì sera che sulla carta è abbordabile, ecco. In una fase come questa di work in progress, di giocattolo in costruzione, riuscire a trovare un risultato importante anche lunedì sera potrebbe voler dire, perché te mi insegni Massimo, che lavorare coi punti in cascina è molto più semplice che lavorare senza risultati. Stefano, io e te abbiamo vissuto il calcio degli anni 80, ma non per fare sempre i soliti discorsi che a qualcuno possono sembrare un po' retorici. Però davvero era un altro mondo, era un altro respirare il calcio, secondo me. Ma non era solo quello, ma non era solo il calcio, ma era un respirare la vita. Gli anni 80 erano gli anni della grande musica, gli anni 80 erano gli anni dei grandi complessi, dei Dire Straits, dei Simple Mind, dei Duran Duran. Cioè, e ti ripeto, quando si tornava prima al discorso di Carlo, che il riflettere gli anni, erano anni di grande entusiasmo, e quindi ovviamente l'entusiasmo c'era da un punto di vista lavorativo, c'era da un punto di vista di associativismo, di aziende sportive, e poi il mondo ancora era abbastanza semplice, perché questo mondo l'ha peggiorato anche tutte queste complicazioni inutili, burocratiche, di perbenismo, di tutto, che nulla hanno a che fare poi con i pensieri veri. Cioè, ma tu pensa se io ti trovo oggi per il corso e le classiche battute, ti apostrofo e ti dico una parolaccia o una parola che oggi definirebbero sessista, ma che io ti direi non per sessismo, ma che è una battuta così. Cioè, oggi hanno tarpato, oggi, una cosa fondamentale, che è stata tarpata completamente la goliardia. E quando tu all'essere umano gli togli la goliardia, gli togli il 70% della sua vita, che nulla a che vedere poi con le posizioni rigide, il non pervissivismo, il discorso che c'è oggi, le coppie omosessuali, che sono tutte cose, ma voglio ricordarti che noi siamo cresciuti con una fila di cantanti omosessuali e tutta questa caccia all'omosessuale non c'era, perché noi siamo cresciuti con Boy George, con gli Imagination, quindi anche tutto questo focalizzare ha portato su un problema che prima non c'era. Ma dov'era il problema prima? Oggi
fare un complimento a una ragazza per il corso, per la strada, rischi veramente una denuncia. Ma scusa, sei una bella donna. Ma scusa, ma se io ti dico come siamo a Arezzo, ora mi passeranno la parolaccia, ti vedo per il corso fuori, oh, finocchiaccio, ma che fai? Ma te la dico senza la cattiveria, la battuta. Io divento quello, a te ce l'hai con gli omosessuali, che cosa assolutamente, io ho mille amici omosessuali, assolutamente, ma figurati, ma cosa c'entra? Poi siamo tornati indietro 2000 anni, perché se si va all'antica Roma l'omosessualità era, o l'antica Grecia, l'omosessualità era vissuta come una cosa normalissima, addirittura omosessualità, bisessualità, però il fatto di aver creato questo confine è questo che è stato l'inizio di aver creato i problemi, secondo me. Perché queste cose ci sono sempre state. Quindi dico, allora, questo mondo così tappato, così racchiuso in questo perbenismo ipocrita, ha portato a togliere il sorriso alle persone, unito sicuramente poi a tanti altri problemi, problemi economici, i cicli storici dell'economia che comunque ovviamente vanno e vengono. Premesso che noi la prima botta l'abbiamo avuta con l'euro, ma non con l'euro inteso far parte dell'euro, come siamo entrati nell'euro, dove io non finisco mai tutte le volte di ringraziare polemicamente il professor Prodi, che siamo entrati nell'euro a 2000 lire, quando invece se ci si entrava a 1.400 e si calmierava il cambio euro-lire, probabilmente la gente non si trovava da un giorno a quell'altro a essere benestante, a povera. Poi c'è stato dopo quello il Covid, che è stata l'ultima linea di grande demarcazione, che non sono i complottisti, il Covid c'è stato, ma un conto è catalogare il Covid come è stato catalogato, con tutte le negazioni inutili che ci sono state, i risultati poi anche purtroppo dei decessi l'hanno dimostrato. E poi è stata una, mi è sembrata una politica mirata esclusivamente a minare l'economia mondiale, perché poi c'è stato il problema energetico e questa benzina che fa questi picchi, un giorno la compri a 1,7, il giorno dopo la compri a 2,100, quindi siamo entrati secondo me in un giro di schiaffi pauroso. E questo ha tolto tutta questa gioia di vivere tra le persone. Insomma, non negherai, Massimo, che i rapporti umani non sono più quelli di 30 anni fa. Assolutamente. Il Covid e anche la crisi economica ci ha cambiati radicalmente, profondamente. Ha intaccato determinati valori. Che io dico sempre, ma la gente non si fida più, assolutamente. No. Io ho sempre detto che secondo me l'amicizia, l'amico è la seconda grande famiglia che tu hai. Esatto. Perché una persona senza amici è una persona che è povera, anche se ha 3 milioni di euro nel conto corrente. Guarda, ti dico una cosa, un amico è qualcosa ancora più di prezioso d'un familiare, sì, perché sì, il familiare aspetti, comunque sì, te lo ritrovi, l'amico te lo scegli. Sì, sì, poi l'amico, poi l'amica, a differenza del familiare, c'è quando ci deve essere, quando non ci deve essere non c'è, ti dà l'aiuto al momento giusto, sa leggere tra le righe, quindi è fondamentale. E questo mondo di oggi ha intaccato anche questo tipo di rapporti. Io, ringraziando Dio, facendo parte di una generazione diversa, ancora oggi con i miei vecchi amici il rapporto è rimasto quello che è, però anche i miei vecchi amici, come io, viviamo un momento di difficoltà. Poi insomma, vivere un momento di difficoltà nel secondo tempo della nostra vita non è piacevole, perché io dico sempre che la vita è fatta, no, di 4 quarti, 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80. Ebbene, Massimo, ti do la notizia che noi siamo nell'ultimo quarto, e in quest'ultimo quarto, dove non bisogna sbagliare niente perché dopo ci sono i saluti, invece ci troviamo oggi a dover combattere con una situazione che non avremmo voluto, perché insomma, se c'è una fregatura nell'invecchiare, ci dovrebbe essere il beneficio di trovarti un po' di e invece no. Poi, parafrasando il calcio, non vorrei mai fare tempi supplementari, no, in condizioni pessime. No, assolutamente. Io ho lasciato detto che veramente. No, assolutamente. Se mi vogliono bene, dovesse capitare, devono fare una punturina e camminare. Quindi, apposta per questo, questi 15 anni, 20 anni, quelli che saranno, da cercare di viverli al meglio. Ma sicuramente questa società di oggi non ci mette nelle condizioni di viverli al meglio. Questo no. Una domanda riguarda tua figlia, Fiamma, che insomma, una parte importante, fondamentale, cioè quando nasce un figlio, una figlia, la vita ti cambia radicalmente, no? Dico qualcosa di scontato, ma così
Allora, mia figlia Fiamma, è chiaro, sì, come dico sempre, le grandi gioie come i grandi dolori vanno provati, no? Quindi il grande dolore di perdere un genitore, un familiare, è un qualcosa che lo devi sentire sulla tua pelle, perché poi le reazioni psicofisiche che hai sono sempre diverse da un essere umano all'altro. Un figlio è la stessa cosa. Un figlio è qualcosa di viscerale e ti rimette in discussione tutti gli affetti, perché ovviamente, non perché hai altre persone smetti di volergli bene, anzi, continua a volergliene anche di più, però il figlio è il figlio. Fiamma, niente, ha 22 anni, sta finendo un percorso universitario del triennio a Milano, alla Cattolica. Ora è sotto tesi, gli mancano due esami e la tesi, quindi diciamo che teoricamente siamo in conclusione, poi magari questa conclusione potrà essere un mese, come due o tre, ma insomma siamo in questa fase. Poi lei mi comunicherà, perché mi ha detto: ora finisco questa, babbo, poi dopo ti dirò per la parte magistrale o per la parte, il resto che sarà. Io credo che ai figlioli bisogna dargli fiducia e bisogna fargli fare quello che vogliono loro. Bisogna soltanto dirgli di non ci prendere in giro, perché non ce lo meritiamo, ma io non faccio parte di quei genitori che preconfezionano il futuro ai figli, perché il futuro è il suo. La mia mamma mi diceva sempre: ricordati che i figli non si fanno per noi, e diceva una grandissima verità. La mia figlia deve essere solo, e gli chiedo solo di essere una persona corretta con gli altri e con la sua famiglia. Poi, se lei invece di fare quella cosa ne vuol fare un'altra, con me avrà sempre l'appoggio e la fiducia incondizionata. Assolutamente, senza nessun ombra di dubbio. Grazie Stefano, grazie a te, Massimo, per essere stato ospite della nostra trasmissione. Con voi ci rivediamo la prossima settimana.